Buonasera a tutti, vi do il benvenuto all'ultima delle conferenze che teniamo nella città di Cesano Malerno. Siamo lieti stasera di ospitare i relatori che venite accanto a me, che sono il professor Federico Pasquale Mariotto, è un geologo, insegna comunicazione delle emergenze ambientali all'Università degli Studi di Varese. Sarà lui che aprirà la tavola rotonda di questa sera. Vi segnalo tra le sue pubblicazioni sul tema che tratteremo, cioè la questione dell'antropocene che stiamo affrontando in tutti questi incontri. Vi segnalo questa sua pubblicazione insieme ad Alessandro Tibaldi, Terra senza tregua, edita da Minesis Edizioni. Insieme a Federico Pasquale Mariotto interverrà Telmo Pieragli, noto evoluzionista che insegna filosofia delle scienze biologiche all'Università degli Studi di Padova. Tra le sue molteplici pubblicazioni ne citiamo una delle più recenti, che tratta esattamente il tema di questa sera, insieme a Mauro Barotto, Viaggio nell'Italia dell'Antropocene. Io direttamente lascio la parola ai nostri relatori, ringraziandovi per aver accolto il nostro invito e vi auguro un buon ascolto. Grazie, professor Storace, per questa introduzione. Io ho un piccolo contributo di slide che intendono mostrarvi come, diciamo, da un lato la stessa natura sia in grado di cambiare il clima. Vi accorgerete che non è una presa di posizione scettica o negazionista riguardo al cambiamento climatico indotto dall'uomo, però all'inizio vi sembrerà che io stia tendendo in quella direzione. Sospendete il giudizio e poi vedrete che invece tutto si riassisterà su binario che conosciamo, che è l'unico, secondo gli scienziati e secondo noi tutti, che dobbiamo seguire per fare qualcosa contro quello che sta accadendo. Ecco, il titolo del mio intervento è Antropocene, come vedete, riscaldamento globale, cambiamento climatico. Ovviamente l'antropocene non è soltanto queste due emergenze, cioè il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, è anche molto molto altro, come ci insegna il professor Pieragli. Qui io faccio una brevissima, diciamo, retrospettiva su alcuni aspetti, come per esempio la meteorologia e la climatologia, che non sono la stessa cosa. Molto spesso gli stessi giornalisti fanno confusione tra meteo e clima, dicendo oggi c'è un clima molto caldo, per esempio, oppure c'è una giornata praticamente molto fresca o fredda durante l'estate, e dicono certo che il clima non è assolutamente così caldo come si vuole far intendere, per cui molto spesso c'è questa confusione che viene creata anche regolarmente dai giornalisti, diciamo, scettici o negazionisti. La climatologia studia qual è lo stato medio dell'atmosfera al di sopra di una località e il tempo entro il quale noi dobbiamo osservare, diciamo, queste variabili climatiche, meteorologiche, scusate, 20-30 anni, soltanto così si può definire il clima in una località. Non guardiamo a quando c'è un evento, come per esempio faceva Donald Trump durante la sua campagna elettorale, che si trovava un giorno di maggio con una temperatura attorno ai 20 gradi, diceva cos'è questo freddo, abbiamo bisogno di un po' di riscaldamento globale. Questo è un classico errore, diciamo, fatto appositamente, per cui non c'è nessuna relazione tra meteo e clima, questo è un punto fondamentale. La paleoclimatologia è la scienza che si occupa di guardare i cambiamenti climatici del passato, e tra gli strumenti più efficaci sono i ghiacci, cioè sia praticamente i ghiacciai che i ghiacci, per esempio quelli antartici, quelli della Groenlandia, il Parco Artico, ma soprattutto l'Antartide e la Groenlandia sono quelli che ci danno
di possibilità di studiare il clima del passato. E alcuni studiosi hanno proposto di introdurre l'antropocene anche sulla base di picchi di CO2 e di CH4, cioè anidride carbonica e metano, proprio nelle calotte di ghiaccio relative al 1870-1880, che corrisponde con la seconda, con l'inizio della seconda rivoluzione industriale. Ecco, l'antropocene, sappiamo che dal 1950 in poi, anche qui abbiamo una tendenza da parte dei geologi, del gruppo di lavoro sull'antropocene, a voler situare l'inizio dell'antropocene al 1950, che è anche l'anno della grande accelerazione, perché effettivamente c'è stata una grande concentrazione di radionuclidi per lo sgancio delle due bombe atomiche e poi per tutti, diciamo, gli esperimenti nucleari che sono stati fatti, che hanno lasciato una traccia indelebile anche nel record stratigrafico. Per cui ci sono alcuni studiosi che dicono che l'antropocene inizia proprio nel 1950. A prescindere però da quando scegliamo di situarne l'inizio, l'antropocene è questa nuova epoca, come ci spiegherà molto bene Telmo Spivani, che ha fatto molti libri su questo tema. Io riassumo semplicemente l'antropocene come il predominio dell'uomo sui cicli naturali, cioè l'uomo che riesce a letteralmente soverchiare la natura e renderla, diciamo, asservita ai cambiamenti che l'uomo sta infliggendo. Poi le conseguenze ambientali dei cambiamenti climatici le conosciamo tutte, conosciamo tutti: scioglimento del ghiaccio, dei ghiacci, innalzamento del livello dell'acqua oceanica, aumento dei fenomeni climatici estremi, perdere di biodiversità sono solo alcuni degli effetti, diciamo, dei cambiamenti climatici. Quello che dicevo era all'inizio era che ci sono cause anche non antropiche, cioè da quando esiste il nostro pianeta, cioè 4,6 miliardi di anni, ci sono stati nel passato effettivamente degli eventi, anche a prescindere dall'operato dei sapiens, e le cause di cambiamenti climatici ancora prima che l'uomo, diciamo, cominciasse nel 1800 a cambiare il clima, queste cause sono astronomiche, legate all'attività solare, geodinamiche e vulcanologiche. Quelle legate all'attività solare sono legate alle macchie solari, che sono, come vedete, lì ci sono due immagini, un'immagine di un sole pieno di macchie solari, e a destra un sole invece con nessuna macchia solare, quello è un minimo. Ciò significa che il Sole, quando è privo di macchie solari, è inattivo, cioè è attivo ma non ha un'attività particolarmente spiccata, perché l'attività spiccata è segnata proprio da quelle macchie solari che sono i punti in cui praticamente il campo magnetico terrestre viene, diciamo, a intersecarsi con dei flussi di plasma che escono appunto dalla fotosfera solare. Abbiamo visto un minimo che vedete, non so se si vede, se vedete il... ecco, questo è un minimo, qui c'è un minimo, qui c'è un minimo assoluto, si chiama minimo di Maunder, c'è un periodo tra il 1645 e il 1715 con il Sole privo di macchie solari, per cui con un clima globale più freddo della norma. In seguito il numero di macchie solari è oscillato costantemente con un massimo e un minimo, con questi picchi che vedete appunto con una frequenza di 11 anni, e per cui diciamo soltanto nel caso appunto dei minimi ci sono delle relazioni ben definite. Causa astronomica, abbiamo un minimo di bilancio che ci descrisse i cambiamenti nella quantità di radiazione solare che colpisce il nostro pianeta in base a tre variabili: come l'orbita, diciamo, della Terra intorno al Sole è eccentrica o non è eccentrica, come la Terra è inclinata, cioè l'asse terrestre è inclinato, l'inclinazione può andare da 21 gradi e 30 primi a 24 gradi e 30 primi, quando è più inclinata la Terra,
le stagioni sono molto più estreme di quanto invece non lo siano quando la Terra è meno inclinata. Tanto per un paragone, Marte è dritto, cioè ha praticamente un'asse terrestre che è a 90 gradi rispetto al piano dell'eclittica, e per cui di fatto Marte non ha stagioni. C'è poi anche la precessione della rotazione, un ciclo di 20.000 anni, che ha una grande importanza appunto per quanto riguarda la quantità di radiazione solare che arriva sul nostro pianeta. Le cause geologiche sono importanti, perché quando i continenti sono tutti, diciamo, ammassati gli uni con gli altri, come è il caso per esempio del momento del periodo Permiano, in cui tutte le masse terrestri erano, diciamo, attaccate e formavano la Pangea praticamente, lì le dorsali degli oceani che erano inattive, per cui c'era poca CO2 nell'atmosfera e per cui c'era sicuramente una condizione termica inferiore a quella attuale. Oggi vedete nell'immagine a destra quelle, diciamo, quelle linee nere che rappresentano le dorsali degli oceani, che nel caso della configurazione attuale tutti i continenti praticamente sono separati e siamo in una condizione appunto di presenza abbastanza importante di CO2, anche se poi vedremo che la CO2 emessa dalle dorsali dei vulcani è un non nulla rispetto alla CO2 emessa dai processi umani. E questo è un esempio di come il vulcanismo può, diciamo, cambiare il clima per qualche anno, per due o tre anni, in modo anche radicale. Questa è l'eruzione avvenuta nel 1957, un'eruzione ultraliniana con 40 km cubi emessi in un'isola dell'arcipelago indonesiano. Il vulcano si chiama Samalas e, tanto per darvi un paragone, questi 40 km cubi sono 10 volte l'eruzione del Vesuvio, anzi del Monte Somma, nel 79 d.C. E ci fu nel 1958, nell'emisfero boreale, un'estate fredda e piovosa con devastanti alluvioni e carenza di raccolte. Sapete forse, anzi io penso che sì, il tamboro l'abbiate già sentito, è un vulcano indonesiano che si trova molto vicino al Samalas, e che nel 1815, qui siamo in epoca napoleonica, ha espulso 150 km cubi di ceneri e milioni di tonnellate di gas solforoso, cioè di anidride solforosa, che poi si è unita al vapore acqueo presente in atmosfera, creando un aerosol di acido solforico che ha avvolto tutto il globo, portando effettivamente a un anno senza estate, 1816, il secondo anno senza estate a livello globale, perché la radiazione solare venne schermata e si ebbe appunto un crollo delle temperature anche estive. Anche nel 2014 io vi propongo un mio articolo uscito su questa rivista che va a investigare come i mezzi di comunicazione della carta stampata hanno trattato l'anno senza estate in Italia nel 2014, ormai sono passati 9 anni, forse ce lo siamo dimenticati, ma c'è stata un'estate soprattutto nord Italia completamente inesistente. Vedo qualcuno che fa sicuramente, sono contento perché non sono l'unico, penso che anche il mio professore al mio fianco si ricorda che brutto che era quel momento, con quell'estate completamente inesistente, diciamo, e quello è stato l'assenza inaspettata e inusitata dell'anticiclone delle Azzorre, che non si è mosso dalla sua posizione, non è venuto a schermare le 24 perturbazioni, veramente 24, che hanno flagellato la nostra Italia. Questo ovviamente ha riportato il settore della media sull'emergenza clima. L'anno dopo invece da record, cioè l'anno più caldo dal 1880 ad oggi. Questo ci fa capire quanto, se un anno è un anno senza estate, l'anno dopo è un'estate estrema, ci
ci fa capire quanto queste oscillazioni siano effettivamente il sintomo che qualcosa non va a livello climatico anche alle nostre latitudini. Cioè anche a casa nostra cominciamo a sentire forte l'influenza del cambiamento climatico. Ecco, due esempi, due tipi di cambiamento climatico molto particolari. Il primo è la terra palla di neve, che è avvenuto in questo momento attorno a 710 milioni di anni fa, in due occasioni la Terra, anche 640 milioni di anni fa, si è trovata con la temperatura media sotto lo zero ed era completamente ghiacciata, per cui è stato un momento tra l'altro molto difficile che poteva portare anche alla scomparsa della vita sul nostro pianeta. Invece la Terra colorata di blu e verde è, diciamo, più vicini ad oggi, siamo attorno a 300 milioni di anni fa nel periodo carbonifero, e in quel periodo non c'erano ghiacci ai poli, per cui la Terra era praticamente una sfera colorata di blu e di verde, e a quel periodo, cioè il carbonifero, andiamo a far risalire tutti i depositi di carbone che poi sono stati bruciati dalla nostra civiltà, creando praticamente la CO2 e creando un problema del riscaldamento globale. Ecco, ci avviciniamo alla conclusione di questa mia prolusione molto breve, però non può finire senza che vi dica che si può fare un paragone fra quello che la natura è in grado di fare e quello che noi siamo in grado di fare. 55 milioni di anni fa nell'Eocene inferiore, siamo nel Cenozoico, nell'Eocene inferiore, un picco di attività vulcanica dovuta all'apertura dell'Atlantico settentrionale praticamente ha creato un'emissione di CO2, diciamo, molto accentuata, che ha portato a un innalzamento tale per cui il Polo Sud non era nelle condizioni attuali, c'era una temperatura attorno ai 10 gradi, cresceva una vegetazione semitropicale, per cui molto diverso. Per cui la domanda è: il clima è sempre cambiato? Che è una cosa che vi sentite probabilmente dire o che sospettate voi stessi, cioè il clima è sempre cambiato, certo che è sempre cambiato, ma mai così velocemente, cioè oggi molto più velocemente che in passato. E un semplice calcolo, questa è la curva che si chiama hockey stick, cioè il bastone da hockey, che è stato, diciamo, modellizzata da Michael Mann e colleghi qualche anno fa, che è appunto l'impennata che vedete dal 1870 delle temperature e che stanno arrivando al più 1 grado appunto dalla rivoluzione industriale ad oggi. E effettivamente 55 milioni di anni fa c'è stato l'aumento della temperatura media globale di 5 gradi in 20.000 anni, per cui se fate una semplice divisione, 1 grado in medio ogni 4.000 anni di appunto tempo, per cui c'è stato un aumento di 1 grado ogni 4.000 anni in media. Dalla seconda rivoluzione industriale ad oggi la temperatura media è aumentata di 1 grado in 140 anni, per cui un aumento molto ma molto più veloce che nel passato geologico, per cui questo è una cosa su cui riflettere. C'è proprio una differenza enorme e ci fa capire appunto che noi siamo in grado di fare molto di più, cioè la topocene è veramente qualcosa che ha fatto cambiare il clima e sta facendo cambiare in modo tale che se non facciamo qualcosa, se non seguiamo i dettami del, diciamo, dell'accordo di Parigi e non limitiamo le emissioni in modo da arrivare al massimo a più 2 gradi centigradi nel 2100, sarà veramente dura per molti. Per molte nazioni, soprattutto quelle che stanno a livello del mare. Il consenso scientifico è un'espressione che si sente spesso. C'è consenso scientifico sul cambiamento climatico? Certo che c'è. Ci sono moltissime prove che provengono da più discipline. Vedete che ci sono gli scettici del cambiamento climatico che sono 3 su 100, 97 scienziati su 100. Sono convinti che il riscaldamento globale esista e sia dovuto alle attività umane.
gli scettici non hanno ancora fornito alcuna prova, diciamo, reale per convincerci del contrario. E il ruolo dei media molto spesso non è incoraggiante, nel senso che spesso i media invitano questi scienziati o questi semplici blogger negazionisti che appunto semplicemente vanno a far allentare la tensione sulle attività che dobbiamo fare tutti i giorni, diciamo, ognuno di noi per riuscire appunto a mitigare quello che sta già accadendo. Ecco, per smentire una lunghissima fake news, i vulcani rilasciano nell'atmosfera in media da 150 a 260 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Ecco, si sente spesso parlare che i vulcani emettono molta più CO2 di quanto ne mettiamo noi. Guardate quella istantanea che ho preso da un sito che si chiama World Counts, che sono 21 miliardi di tonnellate emesse dal 1 gennaio ad oggi. Per cui questa è una comune fake news che è facilmente diciamo aggirabile con una semplice ricerca su internet. Ecco, l'ozono stratosferico e la convenzione di Vienna, è importante il fatto che praticamente c'è stato un momento che ha fatto vedere come si può combattere, diciamo, l'antropocene, cioè si può combattere le conseguenze di quello che stiamo facendo, quando c'è stato, diciamo, negli anni 80 la consapevolezza del buco dell'ozono, dell'erosione dello strato di ozono. C'è stato il grido di allarme degli scienziati, una convenzione, cioè la convenzione di Vienna, che ha identificato il cloro fluorocarburi come i colpevoli di questa erosione dello strato di ozono, ci protegge dalle radiazioni ultraviolette attorno a 20 km di altezza dalla superficie, e effettivamente c'è stata una sostituzione dopo il protocollo di Montreal del 87 con gli HFC, cioè con gli idrofluorocarburi. Purtroppo gli idrofluorocarburi non sono innocui, ma sono molto pericolosi per il riscaldamento globale, per cui sono stati a loro volta sostituiti attraverso l'accordo di Kigali, che appunto ha emendato il protocollo di Montreal sostituendoli con le idrofluorolefine, che appunto contribuiscono al global warming in misura molto ridotta. Per cui il protocollo di Montreal è un grande successo, perché il nesso causa-effetto fra clorofluorocarburi e l'ozono è molto chiaro. E poi perché c'è stata un'efficace strategia mondiale di eliminazione dei CFC. Il successo del protocollo di Kyoto è facile, diciamo intuitivo, perché ovviamente cercare di mitigare le emissioni si scontra con gli interessi delle lobby del petrolio e delle grandi aziende, che sono appunto quelle che inquinano maggiormente. Ecco, la Germania, sappiamo che nel 2021 è stata colpita da un'alluvione senza precedenti, con circa 200 morti, in un luogo che non sembrava potesse essere colpito fino a quel punto. Si è sempre pensato alla Germania come un alien, come un luogo molto ordinato, perfettamente organizzato, invece quella alluvione li ha colpiti di sorpresa. Tra l'altro le popolazioni non hanno seguito il sistema di allarme, sono state molto diffidenti e scettiche, e questo scetticismo ha portato alla molte persone. Ecco, guardate la politica tedesca di fronte all'alluvione come si è comportata. Il Presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, ha chiamato in causa il cambiamento climatico, sottolineando il bisogno di un'economia più attenta all'ambiente. Vedete, il virgolettato è appunto molto eloquente. Un Presidente della Repubblica che dice una cosa simile è una cosa molto, molto forte. Poi abbiamo visto anche la a sua volta, vediamo quanta violenza la natura possa agire. Noi contrasteremo questa violenza nel breve, ma anche nel medio e nel lungo periodo. Questa è una dichiarazione un po' più fumosa, ma io preferisco dire la lunga per concludere il mio
intervento mostrarvi cosa ha detto Ursula von der Leyen. In conferenza stampa a Dublino ha dichiarato che la scienza ci dice che con i cambiamenti climatici vediamo più fenomeni meteorologici estremi che durano più a lungo. L'intensità e la durata di questi eventi sono una chiara indicazione del fatto che sono favoriti dal riscaldamento globale. Questa è una frase sempre presa da un libro di scienza dei cambiamenti climatici. Per cui questo è molto importante perché sono proprio i politici al vertice del nostro pianeta che devono avere un atteggiamento di questo tipo, perché è fondamentale non solo quello che possiamo fare noi quotidianamente, ma quello che devono fare loro. Grazie per l'attenzione. Federico vi ha già fatto una presentazione ricchissima, molto dettagliata, quindi io non posso fare altro che aggiungere qualche chiosa, passare la parola poi a Erasmo e voi. Da evoluzionista mi piace molto quello che vi ha detto adesso Federico, che io dico semplicemente con un linguaggio diverso. La Terra, nella sua lunga storia evolutiva, ne ha già viste di tutti i colori. È stata più fredda, più calda come adesso, e ci sopravviverà. Indipendentemente da quanto saremo stupidi nel non gestire questo collasso, questa crisi. Questo è un punto molto importante, no? Noi non siamo indispensabili, la presenza umana è un piccolo epifenomeno, come diciamo noi, guardatelo soltanto dal punto di vista temporale, la Terra ha 4,6 miliardi di anni, noi siamo su questo pianeta da 200 millenni, tra 200 e 300 millenni. Se fate una proporzione rispetto alla da quando è nata la vita sulla Terra a oggi, noi la paga governante è un anno solare, dal 31 gennaio al 31 dicembre, noi siamo nati il 31 dicembre, 23 e 32 minuti, ok? Siamo gli ultimi arrivati in una storia lunghissima di un pianeta che ha fatto a meno di noi per la stragrande maggioranza del suo tempo. Questo è un primo messaggio filosofico importante, no? Noi abbiamo ancora l'illusione, adesso che ci stiamo dimenticando della pandemia, di dominare il sistema naturale, di essere i padroni del vapore e i padroni della biodiversità. In realtà siamo vulnerabili, siamo fragili e non siamo indispensabili. Questo per me è un punto importante che discende da quello che vi ha detto Federico. L'altro punto che voglio sottolineare è che si riferisce anche al titolo che è stato dato a tutto questo ciclo, l'uomo cambierà. Antropocene, l'uomo cambierà il mondo. Io non userei il futuro. L'uomo ha cambiato il mondo, lo ha sempre cambiato. Aggiungo questo aspetto, diciamo, evolutivo, antropologico. Noi siamo una specie che, ripeto, è su questo pianeta da 200 millenni e che fin dall'inizio ha mostrato questa tendenza a interferire con l'ambiente, con gli ecosistemi, a modificarli per i propri scopi. E questo, guardate che non lo sto dicendo né come qualcosa di positivo né negativo, lo fanno le specie biologiche, no? È una strategia dell'evoluzione nota come costruzione di nicchia. Cosa vuol dire? Ci sono degli animali, e non solo animali, che sono ingegneri ecosistemici, cioè modificano attivamente l'ambiente attorno a sé per renderlo più consono alle proprie esigenze di riproduzione e di sopravvivenza. Noi facciamo questo, lo abbiamo fatto dall'inizio. Se voi guardate cosa facciamo noi con i nostri dati a Padova, l'antropologia molecolare, questo campo molto affascinante, usiamo il DNA per ricostruire i movimenti delle popolazioni umane, voi vedete che da quando Homo sapiens, quindi i nostri antenati diretti, hanno cominciato ad uscire dall'Africa, quindi intorno a 120.000 anni fa, e poi in modo più intenso, intorno a 80-70.000 anni fa, appena arrivano loro, in un nuovo ecosistema, i dati ci dicono che quell'ecosistema viene modificato profondamente. Noi cambiamo il paesaggio, noi modifichiamo l'universo, riduciamo la biodiversità. Quindi, tanto solo per farvi un esempio ben noto, quando i primi antenati sapiens arrivano in Australia e nelle Americhe, portano a un'estinzione catastrofica tutti i mammiferi di grossa taglia che abitavano in Australia e nelle Americhe. E questo è successo 60.000 anni fa
caso dell'Australia, a partire da 60.000 anni fa e a partire da 20.000 anni fa nell'America. Perché dico questo? Perché adesso avete sentito giustamente questa decisione di fare cominciare l'antropocene nel 1945-50, diciamo, con l'esplosione delle bombe atomiche, come se l'antropocene fosse una storia recentissima, degli ultimi 70 anni, delle ultime tre generazioni. Ma se date uno sguardo evolutivo, vi accorgete che l'antropocene in realtà è cominciato tanti anni fa. Ed è forse connaturato al nostro modo di rapportarci all'ambiente, che è creativo, perché siamo una specie capace di straordinari esempi di creatività, di immaginazione, di narrazione, ma anche invasivi e prepotenti, come diceva il mio maestro Luigi Luca Cavalli Sforza, siamo una specie prepotente, dove arriviamo noi pretendiamo di modificare l'ambiente. Poi questa storia, Australia, America, è molto lontana, ma poi ci si avvicina nel tempo, si arriva al Neolitico, la transizione neolitica è stato un altro grandissimo evento evolutivo che è cominciato con tanti tentativi di errori già prima dell'ultima glaciazione, 30.000 anni fa, poi con la fine dell'ultima glaciazione, 11.700 anni fa, comincia un processo di cambiamento importante in tante parti del mondo, non soltanto nella mezzaluna fertile, ma sostanzialmente in tutti i continenti tranne l'Antartide. Gli esseri umani imparano a fare una cosa nuova, domesticare le piante e gli animali, quindi fare selezione degli incroci delle piante e degli animali. Vedete che è la stessa storia. Noi, grazie alla nostra creatività, grazie alle nostre tecnologie, perché l'allevamento e l'agricoltura sono tecnologie, impariamo a fare selezione artificiale, impariamo a modificare le piante e gli animali di nuovo per i nostri scopi. Ne selezioniamo poche, pensate al grande successo dato da noi ai cereali, ad esempio, ne prendiamo poche, decretiamo un grandissimo successo di queste poche specie e facciamo produrre gli ecosistemi molto più di quello che naturalmente avrebbero mai prodotto. Perché vi faccio questo esempio? Perché noi oggi, provate a pensarci, dal nostro punto di vista contemporaneo, pensiamo che l'agricoltura e l'allevamento siano i comportamenti più biologici, naturali, in armonia con la natura. In realtà l'agricoltura e l'allevamento sono stati una rottura fondamentale del rapporto tra gli esseri umani e gli ecosistemi. Abbiamo fatto produrre gli ecosistemi ciò che non avrebbero mai prodotto. E nei canottaggi si vede già nel Neolitico che questo cambia profondamente, cambia in modo importante anche l'atmosfera terrestre, si vede il segno di questa esplosione degli animali allevati. E la nostra civiltà nasce da quell'altra ulteriore rottura con gli equilibri naturali. E poi la storia va avanti e ovviamente arriviamo poi all'età industriale, all'altra rivoluzione che fece pensare a Paul Crutzen, che è colui che coniò il termine antropocene insieme con il Gene Storm nell'anno 2000, quindi la parola antropocene è una parola piuttosto recente, è stata coniata poco più di 20 anni fa. Paul Crutzen sostenne che noi oggi siamo già dentro l'antropocene, cioè siamo dentro l'epoca geologica recente dominata dall'uomo, questo vuol dire antropocene, l'epoca geologica recente dominata dall'uomo, e disse facciamolo cominciare nel 1800, l'anno simbolo, la macchina a vapore era stata inventata pochi anni prima, simbolo della rivoluzione industriale a base di locomotive, fiammeggianti, ferrovie, macchine a vapore, carbone. Quello è il momento in cui, disse Crutzen, appunto come diceva Federico prima, gli esseri umani imparano un'altra tecnica rivoluzionaria che ci porta grande progresso, grande sviluppo, grande benessere, anche se solo per una parte dell'umanità. Ricordiamocelo sempre che tutto quello di cui stiamo parlando ci ha portato grandi cose, ovviamente, ma sempre per una, solo per una parte dell'umanità. E cioè prendere i combustibili fossili che dal carbonifero se ne stanno lì a fossilizzare, resti peraltro biologici, quindi frutto dell'evoluzione biologica, li tiriamo fuori, li bruciamo e li mettiamo in atmosfera e quindi l'effetto serra forzato che porta al riscaldamento globale di Alessandro. Quindi questo per dirvi cosa? Per dirvi che è una lunga storia, che dobbiamo sempre imparare
secondo me, a vedere quello che sta succedendo oggi da una prospettiva storica di lungo periodo, che non ci giustifica affatto, perché dire che noi siamo invasivi e perturbativi da tanto tempo non vuol dire che va bene così, perché lo abbiamo sempre fatto, non è questo il senso, ma per fare capire che c'è qualcosa di profondamente radicato nel nostro modo di concepire la natura, in quello che sta accadendo oggi. Dopodiché, diciamo, chi si occupa di antropocene continua a oscillare tra queste due posizioni. Chi dice facciamo cominciare l'antropocene praticamente quando comincia l'olocene, e togliendo una parola, togliendo il termine, sostituendolo con un altro, e chi invece dice no, facciamolo cominciare nel 45, nel 50, perché in effetti lì c'è stata la grande accelerazione. Cos'è la grande accelerazione di Enrico? Qui accennava prima Federico, perché la chiamiamo così? Perché, come diceva prima Federico, l'antropocene non è solo climate change. Il collasso climatico, la crisi climatica è uno degli elementi più importanti dell'antropocene. L'antropocene è anche la crescita demografica. L'antropocene è anche il crollo della biodiversità. E non dimentichiamoci che ci sono tutte queste altre linee, perché parliamo di grande accelerazione, perché adesso avete visto lo schema avanza da Oche dell'anidride carbonica, ma adesso non ce l'ho prima, potrei farvi vedere che tutte le linee dell'impatto umano sul pianeta crescono progressivamente, diciamo, dalla rivoluzione industriale in avanti, quando inizia il secondo dopoguerra, tra il 45 e il 50, tutte le curve all'unisono salgono, si impennano come una mazza d'oro. La curva demografica, la curva del declino della biodiversità, la curva del climate change, tutte quanto. Ecco perché è la grande accelerazione, perché si vede chiaramente che tutte queste dinamiche, l'impatto umano con l'ambiente, all'unisono schizzano fuori controllo. Quella è la grande accelerazione. Quella è l'ultima fase dell'antropocene di cui oggi dobbiamo preoccuparci. E quella curva lì è la curva del boom economico, è la curva del nostro benessere dell'Italia, è la curva della speculazione edilizia di cui parlava Italo Calvino, è la curva degli asfalti e del cemento, è la curva dei nostri nonni, dei miei nonni, poi di mio papà, la mia. È una curva che riguarda tre generazioni umane, adesso la quarta, ma non di più. Quindi è una storia che riguarda quattro generazioni umane. Ecco dove sta la grande accelerazione, okay? Che ha portato fuori controllo il sistema. E, per farla semplice, quello che adesso vediamo negli anni 20 del XXI secolo, che era stato ampiamente previsto già 40 anni fa, è che questa grande accelerazione comincia a presentare il conto. Cioè cominciamo a vedere il costo ambientale di questa curve andate fuori controllo. Per tre generazioni abbiamo visto soltanto gli effetti positivi, la plastica, questo meraviglioso materiale democratico, leggero, bello, colorato, perfettamente impermeabile, che ha ridotto tantissimo la produzione di tantissimi oggetti che usiamo nella nostra vita, democratico, bello, secondo Giulio Natta, no? Il nostro premio Nobel. E aveva ragione, è stato un meraviglioso materiale, peccato, come disse Giulio Natta, l'unico materiale che Dio si è dimenticato di inventare, ma forse si è dimenticato di inventarlo perché non c'è nessuno che lo digerisce, ok? Quindi se io faccio usa e getta, poi questo rimane in circolo per 70.000 anni, ok? Ecco, c'è un piccolo problema, no? Quindi, questo per dire che non dobbiamo sputare nel piatto del progresso che ci ha portato fin qui, ma capire che quel progresso era equivalente, che c'era dentro un costo che adesso comincia ad arrivare, è arrivato il conto, comincia ad arrivare il conto. Vi faccio solo un altro esempio che per me è significativo, un lavoro che è uscito su Nature due anni fa, di un mio collega Rob Miro, si chiama, collega israeliano, bravissimo, del Weizmann Institute, che è un... Lui è un po' pazzo perché è uno che pensa tutte le cose e pubblica degli articoli fantastici sulle maggiori riviste al mondo perché pesa tutto. È riuscito a calcolare quanto pesano tutti gli insetti, poi tutti gli artropodi,
poi ha pesato tutta la biomassa terrestre con un range di errore del 6%, che vi assicuro che è una cosa, cioè ha calcolato quanto pesano tutti gli esseri viventi che ci sono sulla Terra, tutte le piante, gli animali, i microorganismi messi insieme. Se vi interessa, pesano 1,1 teratonnellate, 1,1 miliardi di tonnellate, che uno dice migliaia di miliardi di tonnellate, che uno dice un numero spaventoso, sì, però 2 anni fa pubblica questo lavoro, che giustamente ha avuto molto rilievo, dove scopre che nell'anno 2020, l'anno pandemico, la massa degli oggetti umani, quella che lui ha chiamato la massa antropogenica, praticamente la massa di tutte le bottiglie, tutti i libri, tutti i tavoli, tutte le chiese, tutti gli edifici, tutte le strade, i mezzi di trasporto, le dighe, cioè tutti gli artefatti umani, nell'anno 2020 hanno eguagliato la biomassa terrestre. Cioè per la prima volta nella storia umana il peso di tutti gli oggetti umani è arrivato ad eguagliare il peso di tutti gli esseri viventi messi insieme. Questo è l'antropoceno. Cioè il peso della nostra civiltà, degli oggetti d'uso, perché tra l'altro in questo campo sono esclusi tutti gli scarti, quindi le cose che voi usate per vivere, dalla macchina, la casa in cui abitate, il vostro computer, il vostro telefonino, pesano come tutti gli esseri viventi sulla Terra. Questo è l'antropoceno, vuol dire che abbiamo impregnato il mondo di cose umane. E poi se andate a vedere di cosa è composta questa massa antropogenica, è interessante perché è per 2/3 fatta di mattoni, sabbie, cementi e asfalti. Quindi noi siamo la civiltà del cemento e dell'asfalto. E poi, in percentuale minore, plastiche, vetro, metalli e tutti gli altri materiali che noi usiamo per vivere, per il nostro metabolismo globale. Ecco, anche quella è un'altra curva interessante. Pensate che nell'anno 1900, 120 anni fa, la massa antropogenica era il 3% della biomassa. 3%. In 120 anni è diventata il 100%. Okay? Questo è, no? Fa capire, insieme con tutte le altre curve, che cosa è successo. Quindi, chiudo, poi lascio la parola a voi. Questo cosa ci insegna sul futuro, perché poi l'evoluzione riguarda il passato remoto, ma l'evoluzione racconta i trend, le tendenze che poi possono darci dei suggerimenti anche per capire quello che potrebbe succedere. E quello che sta per succedere lo sappiamo. A me spiace molto che se ne parli, come diceva giustamente Federico, troppo poco e male, tranne le eccezioni positive che vi ha fatto vedere Federico, perché l'IPCC il 22 marzo ha pubblicato l'ultimo rapporto, che secondo me è stato commentato troppo poco, perché dice due cose molto semplici. La prima è che non c'è più ormai nessuna possibilità di evitare un riscaldamento climatico di 1,5 gradi nel 2030. Ora, il 2030 è dopodomani. È quando i ragazzi che faranno, insomma, matricola all'università quest'anno si laureano. Ok? Quindi il futuro è arrivato, è adesso. I ragazzi che fanno il primo anno del liceo quest'anno si diplomano, fanno la maturità e siamo a 1,5 gradi. Quindi accordi di Parigi saltati. Ma cosa c'è scritto anche nel rapporto IPCC? Poi è stato confermato sul bellissimo lavoro che è uscito su Science, che quando arriveremo tra 1,4 e 1,5 ci sarà un'accelerazione di quelli che vengono chiamati tipping points, che sono dei meccanismi, poi magari vi spiego nel dettaglio, sono dei meccanismi, sono tanti, di accelerazione del processo, cioè sono dei meccanismi per cui un effetto del riscaldamento climatico diventa una causa del riscaldamento climatico. La fusione del permafrost è un effetto del riscaldamento climatico, ma a sua volta è causa del riscaldamento climatico perché rilascia gas serra. Questo meccanismo si chiama feedback positivo, meccanismo di autoalimentazione, tipping point, e in questo lavoro su Science si va a vedere che quando superiamo il grado 2,4 e 2,5, questi tipping point scattano. Quindi, cosa ci stanno dicendo? Cosa ci sta dicendo la comunità scientifica internazionale? Adesso, da qui in poi, è come lo interpreto io, ma vi assicuro che non è balzato per aria. Nel 2030 arriviamo a 1,5 gradi,
scattano i tipping points, quindi vuol dire che i 2 gradi non ce li toglie più nessuno, okay? Poi se saremo molto bravi, se saremo veramente bravi, nella seconda, diciamo dal 2030 al 2050 e poi nella seconda metà del secolo, dovremo cominciare le attività non solo di adattamento, ma anche di mitigazione, cioè togliere l'anidride carbonica dall'atmosfera e tutta una serie di altri meccanismi e tecnologie, per, come diceva prima Federico, nel 2100 tornare a 2 gradi. Ok? Quindi tutto lascia pensare che adesso arriviamo a 1,5 gradi, poi 2 gradi, poi andremo ben oltre e poi se saremo bravi arriveremo a 2 nel 2100. Se saremo bravi, è un se molto pesante. Allora, se le cose stanno così, cosa vuol dire? Che da qui al 2100, che uno dice, e chi se ne importa? No, è il lasso di vita lavorativa di mia figlia e dei figli di mia figlia, per esempio, ok? Quindi magari a me interessa poco, ma in realtà può interessare molto mia figlia e la figlia di mia figlia, ok? 2100 è l'età lavorativa, ok, delle prossime 2 generazioni. Ecco, le prossime 2 generazioni dovranno adattarsi, e questa è la parola chiave secondo me oggi, a un mondo più caldo di 2 e x gradi, che vuol dire un mondo diverso, un mondo veramente diverso, con le fasce climatiche che si spostano, la desertificazione, l'innalzamento dei mari, gli eventi meteorologici estremi, tutto questo insieme di fenomeni che noi adesso cominciamo a vedere, ma siamo a 1,2, immaginatevi cosa vuol dire 1,5 e poi 2. Ecco perché trovo irresponsabile chi oggi nel 2023 parla di, dice, facciamo la transizione ecologica ma con calma. Con calma cosa? Pensa a tua figlia, ok? Con calma cosa? Il 2030 è la prossima legislatura, tra l'altro, anche dal punto di vista politico, è la prossima legislatura, in un paese normale, nel nostro, non so, nel nostro, le legislature, diciamo, sono abbastanza imprevedibili, ok? Quindi, come dire, questo è quello che accade. Un suggerimento, leggete un libro che è uscito qualche settimana fa, bellissimo, di una giornalista ambientale inglese, si chiama Gaia Vince, scritto Vince, si intitola Il secolo nomade, un libro bellissimo, pieno di dati, documentatissimo, lei ha intervistato un sacco di scienziati, mi fa vedere esattamente questa dinamica che ho detto io adesso, 1,5 gradi, 2 gradi e poi la seconda metà del secolo, da un punto di vista particolare, che è gli effetti del questo riscaldamento globale sulle migrazioni umane. Leggetelo. Si prevede che circa 0,5 miliardo di persone da qui al 2050, 0,5 miliardo di persone da qui al 2050, volenti o nolenti, saranno obbligate a lasciare i luoghi in cui vivono a causa del riscaldamento climatico, a causa della desertificazione, della mancanza di fertilità dei suoli, di alluvioni, fenomeni atmosferici estremi, inondazioni e così via. 0,5 miliardo di persone. Leggete quel libro, vi fa vedere che questo 0,5 miliardo di persone, per l'80%, tantissime, rimarranno nel loro paese d'origine, perché non vogliono andarsene da dove abitano. E quindi dove andranno? Andranno nelle città e creeranno delle enormi megalopoli nei luoghi più caldi del pianeta. Immaginatevi cosa vorrà dire vivere in quei posti. Il 20%, che di 0,5 miliardo è tanto, attraverseranno un confine di Stato e quindi diventeranno migranti ambientali. E circa il 5% faranno un viaggio più lungo e arriveranno nel pianeta. Fate 2 conti con la calcolatrice. Noi adesso consideriamo invasione flussi migratori di 10.000-30.000 persone. Immaginatevi cosa significa un fenomeno strutturale di questo tipo. E io quando vedo questi dati e sento parlare di l'Europa deve tutelare i suoi confini esterni. Vedrai come tuteliamo i nostri confini esterni con 2 gradi di riscaldamento. Vedrai come saranno impermeabili i confini esterni, perché quando uno non c'ha da bere, poi diventa cattivo, giusto? Quando avete sete e fame, non è che siete attenti molto ai compromessi, giusto? E quando avete dei figli che stanno morendo di fame di sete, siete ancora più cattivi, ok? E la cosa che io davvero
me fa inorridire è che, e anche questo adesso è attestato da dai momenti, in questa fase di cambiamento, di allenamento che ci interessa, l'80% del costo di quello che sta per succedere, come riscaldamento climatico, l'80%, verrà pagato, cioè inciderà su popoli e nazioni che hanno contribuito per il 5% alle emissioni globali. Cioè, lo ripeto, l'80% dei danni, del costo, di quello che accadrà, lo pagheranno popoli che hanno contribuito per il 5% all'emissione della CO2. Allora io invito a fare un esercizio. Se voi foste parte di un popolo che ha contribuito per il 5% a un problema e arriva uno che vi dice, sai cosa c'è, adesso paghi l'80% dei costi, sareste un po' nervosi o no? È un'ingiustizia mostruosa o no? Ecco, ricordiamocelo la prossima volta che vediamo soltanto l'ultimo frammento di una storia complessa, di una storia strutturale come questa. Questo è il motivo per cui nell'ultima COP è stato istituito un fondo per lost and damage, cioè per risarcire questo danno. In Italia, come l'hanno tradotto, un fondo di aiuti per i paesi poveri, per i paesi emergenti. Non è un fondo di aiuti, è un fondo lost and damage, è un fondo di risarcimento. Il concetto di risarcimento è diverso dal concetto paternalista di arrivo che ti aiuto. No, non è che arrivo che ti aiuto, mi devi restituire quello che mi hai rubato, mi devi restituire quello che mi hai tolto. È un risarcimento, non un aiuto. Anche questo linguaggio, suggerisco di stare attenti a come sta cambiando il linguaggio nel dibattito pubblico italiano, senza colpo ferire, nel senso che nessuno si arrabbia con nessuno. Così come, l'ultimo, scusami, perché l'ho sentito l'altro giorno, non ce la faccio più, i nostri governanti che dicono sì sì, la facciamo la transizione ecologica, però la transizione ecologica deve essere sostenibile. Cioè, la parola sostenibilità, filosoficamente, semanticamente, è sempre stata usata perché le attività umane devono essere sostenibili nei confronti della natura. Che senso ha dire che la transizione ecologica deve essere sostenibile? Il senso è che la parola sostenibilità viene cambiata di segno e vuol dire che la transizione ecologica deve essere sostenibile nei confronti dell'economia, del mercato e del modello di sviluppo e di consumo nel quale siamo adesso. Vedete come le parole si mettono ideologicamente e non ce ne rendiamo conto? Quindi c'è la Ursula von der Leyen che usa quelle parole, e poi però in Europa c'è chi rema contro, e purtroppo in questo momento l'Italia è il primo paese che rema contro. E permettetemi, aggiungo un'altra cosa che è vergognosa: l'Italia è l'unico paese rimasto in Europa che si oppone a tutte le legislazioni ambientali, l'ultima delle quali, ponendo il veto, l'ultima delle quali contro la pesca a strascico. L'unico paese in Europa che si rifiuta di abolire la pesca a strascico, che è una delle cause fondamentali della distruzione della biodiversità nei mari, è l'Italia. Complimenti. Stasera abbiamo riflettuto innanzitutto sul fatto che diciamo, tutte le spese
modi diversi, in modi quantitativamente e anche qualitativamente differenti, modificano l'ambiente, non so, sicuramente anche nel momento in cui sono arrivati i vegetali, le piante sul pianeta, non so, mettendo l'ossigeno dell'atmosfera, hanno trasformato l'aria in qualcosa di respirabile delle eventuali specie che potevano vivere soltanto con una quantità minore di ossigeno. No, però sicuramente la cosa interessante è notare che l'uomo lo fa in termini valido, ci mette in modo prepotente. O anche con Federico Pasquale Mariotto abbiamo visto come si impennano tutti quanti i cambiamenti nel momento in cui interviene l'essere umano. Con l'intervento di Federico Pasquale Mariotto però abbiamo visto che non sono soltanto le specie, anche con le considerazioni di termopilare, abbiamo visto che non sono soltanto però le specie viventi e i primi sull'essere umano a portare delle modifiche, ma è anche l'ambiente stesso che modifica se stesso. Parlato di cambiamenti climatici dovuti a cambiamenti astronomici, geologici e via dicendo. Quindi, in buona sostanza, penso che ciò che conta è provare a non pensare continuamente alla dicotomia tra gli esseri viventi e l'ambiente, tra l'essere umano e l'ambiente e la natura. Siamo troppo abituati a questa. A pensare secondo questa duplicità, secondo questa differenza estremamente forte, per cui da una parte ci sarebbero i viventi, in cima i viventi dell'essere umano che modificano l'ambiente, dall'altra parte l'ambiente lì pronto per essere modificato, per essere sfruttato oppure per essere protetto a seconda di quando si è visto che più o meno sono i due lati della stessa medaglia, che in ogni caso collocano l'essere umano in cima a un'evoluzione, in cima a un progetto più o meno divino, e dicendo, ecco, se non ci smattiamo evidentemente da un'idea di questo tipo, secondo cui l'essere umano è tutto dativo, secondo cui l'essere umano è il vertice che deve poter dominare su tutte le altre creature, difficilmente, secondo me, possiamo prendere una strada differente. Per molti anni è esordito con una situazione meravigliosa, facendoci riflettere sul fatto che l'essere umano è un epifenomeno su questo pianeta, e non soltanto il pianeta. Se pensiamo in quelle dimensioni più vaste, qui ad esempio abbiamo parlato con Minuto Nervi, parlando del cosmo stesso, e lì veramente si vede se vogliamo anche l'insignificanza della nostra presenza all'interno di ciò che chiamiamo la natura. La volta scorsa abbiamo evocato quella immagine tratta da Schopenhauer che pensa alla natura come una sorta di grande organismo ma cieco, non dettato da una razionalità, ma se fosse un'enorme piovra rispetto alla quale i singoli viventi sono dei tentacoli che sono convinti in un certo qual modo di essere indipendenti, che sono convinti in un certo qual modo di possedere una sorta di individualità che però si mostra immediatamente illusoria nel momento in cui la si riesce a indagare proprio da vicino. Schopenhauer nella sua immagine della volontà usa questo concetto, parla di autofagia della volontà. La natura sarebbe questo enorme organismo che per vivere continuamente mangia se stesso, continuamente muore se stesso, continuamente deve rinunciare a una parte di se stesso per poter andare avanti. E invece forse la cosa su cui possiamo riflettere è che l'essere umano a volte cerca quella che già i greci chiamavano ludis, strapotanza, superbia, dicendo, cioè l'incapacità di stare nella misura del limite. L'essere umano invece è quella specie che se ha una diversità rispetto alle altre, forse la sua differenza consiste proprio nella incapacità di accettare di essere parte di questo circolo quindi il tentativo appunto di continuare a crescere continuamente. L'esempio che ci ha fatto Termopilane proprio sul peso materiale del prodotto umano, dei prodotti umani, è sicuramente emblematico da questo punto di vista. Però anche l'organismo vivente, quelle cellule che continuamente crescono, che continuamente si prendono spazio, che continuamente vogliono essere vive senza capire che arriva il momento di lasciare il posto a chi deve venire, sono le cellule cancerose che l'organismo lo fanno in un certo qual modo
deperire, di soccombere. E quindi, provando a trarre delle conclusioni, forse allora ricondurre tutto questo a tematiche filosofiche può essere interessante, soprattutto riscoprendo quella lezione degli antichi su cui molto ci siamo soffermati. Quella lezione degli antichi, ad esempio, in alcuni casi ci porta a pensare il mondo stesso, l'ambiente, la natura, nei termini di un grande organismo vivente. Però attenzione, senza commettere ancora l'errore di pensare questo organismo in termini antropomorfici, cioè di pensare questo organismo come se fosse un essere umano un po' più grande, in cui l'essere umano e le sue istanze sono ancora al centro, ma provare a pensare questo grande organismo di cui siamo parte nei termini appunto di quel concetto di physis, di natura, come dicevano i greci, di cui si è parlato anche la settimana scorsa, quella natura che ad esempio indagata nella relazione di Heidegger è pensata proprio con l'idea di questo continuo germogliare. Physis per gli antichi non è quella natura che sta lì di contro, che dobbiamo proteggere, che dobbiamo devastare, che dobbiamo dominare, via dicendo, ma è un processo, un movimento all'interno del quale noi stessi viviamo, noi stessi siamo parte, così come una cellula è parte dell'organismo, così come un organo è parte dell'organismo, e un organismo che naturalmente tende continuamente a germogliare. E soltanto se l'essere umano trova il modo di germogliare all'interno di questo sistema riesce a non appassire, a non far appassire il sistema stesso. C'è una frase di Heidegger con cui chiudo, tratta da un tutt'altro contesto. Heidegger, parlando del circolo dell'interpretazione dell'ermeneutica, dice: non si tratta di trovare il modo di uscire da questo che sembra un circolo vizioso, ma si tratta di trovare il modo di abitarlo nel modo giusto. E forse questa può essere un'indicazione, queste parole che ci sono di Heidegger, che l'ottica in cui la natura viene pensata come questo processo del germogliare rispetto al quale noi stessi siamo quella infinitesima parte all'interno di questo processo ugualmente germoglia, nel momento in cui ci si adegua alla consonanza, all'assonanza, si risuona insieme al movimento del maturare stesso della natura, ecco che allora forse c'è una strada da poter andare avanti, nel momento in cui i modelli di crescita continuano, per cui l'essere umano deve continuamente crescere sempre di più, rifiutando fondamentalmente la propria finitudine, la propria mortalità, ma anche quella fragilità che tempo più avanti ha detto molto bene, l'emergenza sanitaria si è fatto emergere qualcosa, ci ha fatto ricordare quella fragilità che è dentro ciascuno di noi, perché siamo finiti noi, perché siamo finiti, saremo finiti come specie, via dicendo. Forse ricordare tutto questo può aiutarci a trovare quella consonanza con quell'ambiente che ci è diventato qualcosa di troppo distante da noi. Quindi con queste considerazioni io ringrazio i nostri relatori di questa serata meravigliosa e se a loro fa piacere, non so se vogliono fare eventualmente un piccolo giro di repliche, così altrimenti passiamo la parola a loro.